giornata, l'altalena della Juventus è in fase crescente. Vince 2-0 giocando una buona partita contro la Roma. C'è anche la collaborazione di giallorossi che giocano aperto e permettono il facile successo e netto dei bianconeri. Ma vediamo subito com'è andata questa partita interessante. La Juve apre con questa manovra marocchino Causio Bettega, il cui pronto tiro, lo vedrete tra un attimo, è parato da Tancredi. E nell'immediata replica, siamo al quinto minuto, la Juve va in gol. Tocco di marocchino, eccolo, per Cabrini, Cabrini c'entra, Bettega stoppa di petto dopo l'intervento vuoto di Peccenini e infila di sinistra. Juventus 1, Roma 0. Potrebbero raddoppiare all'ottavo i bianconeri, ma la conclusione di Scirea, su invito di Marocchino, è sbagliata. 28esimo, punizione di Causio per Cucurettu, bomba del sardo che il bravissimo Tancredi devia in angolo. Subito dopo, su azione Causio tavola, palla buona per Bettega che di testa indirizza fuori. Ancora un attacco juventino, centro di Bettega per Prandelli che da pochi passi di testa mette alto. Al 37esimo c'è un corner per la Juve, da Marocchino a Cucurettu che gli restituisce la palla. Serpentina e sinistro formidabile di Marocchino che batte Tancredi. 2-0. Reagisce a questo punto la Roma, che sta giocando bene, ed è bravissimo Brio che ferma Pruzzo nell'attimo conclusivo. Al 45esimo c'è un rapido scambio Causio-Bettega-Causio, il pallonetto dell'ala scavalca Tancredi, guardate anche la traversa. Al settimo della ripresa, punizione di Di Bartolomei, pregevole deviazione di Pruzzo e grande parata di Zoppo che allontana. Replica immediatamente Marocchino, che si libera di due avversari e tira, Tancredi blocca. E sul finire, buona occasione per la Roma, ma sul cross teso di Denadai, Pruzzo e Di Bartolomei non riescono a deviare in rete.